Buonasera, in questo incontro tratteremo gli aspetti medico-psicologici dell'eiaculazione precoce. Ne discutiamo in studio con due ospiti, il dottor Pippo Scafida Argentina, endocrinologo, e il dottor Paolo Sido di Olivo, psicologo e psicoterapeuta. Buonasera e benvenuti. Buonasera. Buonasera a tutti. Iniziamo subito con le domande. Che cos'è l'eiaculazione precoce? Allora, l'eiaculazione precoce è il disturbo più frequente della sfera sessuale maschile. Sono state date diverse definizioni di questo disturbo, però quella più recente è quella fatta nel 2008 dalla International Society for Sexual Medicine, che definisce l'eiaculazione precoce come una disfunzione sessuale maschile caratterizzata da eiaculazione che avviene sempre o quasi sempre prima o entro un minuto dalla penetrazione vaginale. Incapacità a ritardare l'eiaculazione stessa in occasione di tutte o quasi tutte le penetrazioni vaginali. E questo comporta delle conseguenze personali negative, quali disagio, fastidio, frustrazione e un atteggiamento di evitamento rispetto alla intimità sessuale. Dal punto di vista classificativo, si distinguono diverse forme di eiaculazione precoce. Abbiamo una forma primaria o detta anche congenita, che compare sin dall'inizio dell'attività sessuale del maschio. Poi abbiamo una forma secondaria o acquisita, che compare invece a distanza variabile dall'inizio dell'attività sessuale del maschio. Accanto a queste due forme esiste anche una forma più grave, che è la cosiddetta eiaculazione precoce anteportam, dove l'eiaculazione addirittura avviene sempre prima della penetrazione in vagina. E questa rappresenta, che è la forma più grave, rappresenta il 5% delle forme di eiaculazione primitiva. Esiste poi un'ultima forma che non viene considerata come una patologia vera e propria, che è la cosiddetta eiaculazione precoce occasionale o situazionale, che si verifica in pratica soltanto in determinate situazioni, quindi non viene considerata, come dicevo prima, una patologia vera e propria. Che incidenza ha? Stabilire l'incidenza di questa patologia non è molto facile, perché la gente che soffre di questa patologia purtroppo spesso non va dal medico. Sono state fatte diverse statistiche e una delle più recenti ci dice che l'incidenza di questa patologia si aggira tra il 3 e il 30% degli individui maschi fra i 18 e i 70 anni. Quindi, come potete vedere, è una larga fetta della popolazione maschile. Per quanto riguarda poi le percentuali riferite a ogni forma di eiaculazione precoce, il 50% rappresenta l'eiaculazione precoce primitiva, quella che compare, come dicevo prima, sin dall'inizio dell'attività sessuale. Il 35% rappresenta l'eiaculazione precoce secondaria e il 15% quella occasionale o situazionale. Quali sono le cause? Per quanto riguarda le cause, allora bisogna distinguere innanzitutto le cause responsabili dell'eiaculazione precoce primaria e le cause responsabili dell'eiaculazione precoce secondaria. C'è da dire innanzitutto una cosa, che alla base dell'eiaculazione precoce c'è sempre una componente somatica e neurobiologica, su cui poi si va a inserire un'importantissima componente psicologica e di disagio interpersonale. Che significa questo? Che la situazione psicologica è quasi sempre secondaria. Nello specifico, per quanto riguarda le cause della eiaculazione precoce primaria, abbiamo innanzitutto una ipersensibilità del glande. Ci sono quelle persone che sono ipersensibili, per cui eiaculano precocemente.
Poi abbiamo una teoria che è in pratica di carattere biochimico ed è dovuta a una ridotta trasmissione di serotonina a livello del sistema nervoso centrale. Che cos'è la serotonina? La serotonina è una sostanza che va, agendo a livello del sistema nervoso centrale, va a ritardare quella che è l'eiaculazione. Sembra che in questi individui ci sia una ridotta disponibilità di serotonina a livello del sistema nervoso centrale. E come dicevo prima, questa è la teoria più accreditata su cui si basa attualmente quello che è il trattamento farmacologico. Altre cause ancora, poi abbiamo per esempio la sospensione inadeguata di alcuni farmaci che agiscono a livello del sistema nervoso centrale, soprattutto antidepressivi come il citalopram. E poi ancora abbiamo delle anomalie del pene, quali per esempio frenulo breve o la fimosi. Per quanto riguarda invece la forma secondaria, in causa può essere chiamata per esempio la tiroide. Infatti è stato visto che alcune persone che soffrono di ipertiroidismo possono avere problemi di eiaculazione precoce. E poi ancora le infiammazioni a carico del distretto pelvico o della prostata. Un'altra causa ancora che può determinare una forma di eiaculazione precoce secondaria è l'astinenza da sostanze stupefacenti. Che importanza hanno i fattori psicologici nell'eziopatogenesi di questo disturbo? Sicuramente hanno un valore importantissimo. La difficoltà di riscontrare delle cause o dei fattori psicologici può essere quella relativa al fatto che si lavora sull'implicito. Cosa voglio dire? Non parliamo di cause manifeste o concrete che possiamo toccare con mano, ma purtroppo facciamo riferimento a dinamiche individuali o che riguardano anche la coppia, prettamente inconsce. Nello specifico mi riferisco ad esempio a problemi intrafamiliari, un'educazione rigida ricevuta dalla diade genitoriale, delle conflittualità pregresse con varie figure che possono essere anche quelle amicali, naturalmente il rapporto con l'altro sesso, oppure fattori stressanti, problemi di ansia, eccetera. Il lavoro che va fatto è sicuramente legato quindi a un'indagine prettamente di psicoterapia e un lavoro sessuologico, però relativamente alle cause riscontriamo prettamente questi fattori che ho indicato prima. Che esami bisogna fare? Allora, per quanto riguarda gli esami, giustamente la prima cosa che bisogna fare è andare dal medico, o dal medico di medicina generale o dallo specialista. Il medico poi pone al paziente delle domande ben specifiche e in base a queste domande si riesce in un certo modo a capire se il soggetto soffre o meno di eiaculazione precoce. Una volta stabilito questo, esiste un questionario che viene somministrato al paziente e al quale il paziente stesso risponde in modo autonomo. A ogni singola domanda poi vengono dati dei punteggi e in base al punteggio raggiunto si riesce a capire che tipo, cioè la gravità in pratica dell'eiaculazione precoce. Questa è la prima cosa che bisogna fare. Poi se si sospetta una forma di eiaculazione precoce secondaria è opportuno per esempio seguire anche un controllo della tiroide, come dicevo prima, perché anche la tiroide può essere coinvolta. O fare addirittura, nel sospetto della presenza di prostatiti, fare anche un tampone uretrale. Quali sono i rimedi? Per quanto riguarda la terapia, bisogna distinguere una terapia farmacologica e poi una terapia psicologica o comportamentale. Attualmente l'unico farmaco che viene indicato per il trattamento dell'eiaculazione precoce è l'adapoxetina. Come agisce questa adapoxetina? Agisce aumentando, come dicevo prima, innanzi, aumentando il fabbisogno di serotonina a livello del sistema nervoso centrale e questo fa sì che l'eiaculazione ritardi.
È un farmaco abbastanza maneggevole che viene utilizzato in pratica al bisogno e che dà pochissimi effetti collaterali. Prima di questo farmaco si ricorreva a farmaci diversi, ma nessuno di questi ha mai ricevuto l'indicazione per il trattamento dell'eiaculazione precoce. Addirittura in passato si utilizzavano dei medicamenti per via topica, vale a dire delle creme o delle pomate a effetto ritardante, però poi è stato visto che comportavano dei problemi sia a livello del pene, con irritazione, impotenza certe volte, e anche dei problemi a chi li usava a livello della partner, a livello vaginale, con comparsa di infiammazione, infezioni o dispareunia, che non è altro che un dolore durante l'atto sessuale. Questa, diciamo, è la terapia farmacologica. Poi, molto importante, e qui lascio la parola al collega, è la terapia psicologica o comportamentale. Per quanto riguarda la terapia psicologica, bisogna innanzitutto distinguere in terapia sessuale e poi un'eventuale psicoterapia da affiancare appunto a quella precedentemente elencata. Sicuramente è importante inoltre fare degli incontri individuali, quindi con il soggetto che soffre appunto di eiaculazione precoce, e naturalmente coinvolgere anche la partner. Questo perché? Perché spesso, ricordando le dinamiche relazionali di coppia che abbiamo precedentemente discusso, il problema può essere appunto alla base del rapporto che c'è all'interno della coppia stessa. Quindi dovremmo indagare come si è formata questa coppia, il livello appunto di stress che può essere collegato in particolar modo all'attività sessuale, e poi valutare anche un'educazione alla sessualità, perché purtroppo gli stereotipi culturali al giorno d'oggi possono creare anche dei fattori stressanti nell'uomo. Sappiamo bene che la cultura pone spesso l'uomo come un cacciatore, colui che deve conquistare tante donne, che deve avere una appunto durata nel rapporto sessuale molto lunga, e questo può comportare sicuramente in un soggetto che ha avuto uno sviluppo complicato, diciamo, insomma, con delle problematiche anche a livello genitoriale, può creare dei gravi problemi. Sicuramente quindi degli incontri mediante i quali sarà importante rivivere la storia personale sia appunto dell'individuo che della coppia, e cercare poi ricercare un'educazione a quella che sono le percezioni corporee e le sensazioni. Io volevo concludere in pratica lasciando un messaggio. Ci sono tante persone che soffrono di questo disturbo. E li invito, visto che ci sono i rimedi, di recarsi tranquillamente dal medico. Ringraziamo i nostri due ospiti per aver partecipato, salutiamo i nostri telespettatori e alla prossima. Arrivederci.